Chi è? Un momento! Momento. Aspetta un momento. Sei pronto? Sì. Sbrigati. Avanti! Posa la quaglia e posa la quaglia? Oh. Ah, bella signorina, si accomoda. Da questa parte. Io ci avrei bisogno della testimonianza. Sì. Ah, capisci, cugino, la testimonianza. Appunto. Senga. Senga, sì. No, guardi, sto qua appunto perché non mi posso sedere. Ah, non si può sedere? Sì, ho capito io. Ah, un particolare interessante. Signorina, lei allora ci costringe a rimanere in piedi. Già. Scusi. Dunque, vogliamo affrettare i tempi? Il verbalino, eh? Oh, dov'è il blocco? Il blocco dov'è? Eh? Il blocco. Eccolo. Non quello, ma cugino. Buono. Il blocco di questo dove? Il block notes. Ah, il block notes. Guarda nel cassetto. No, non c'è la notes. Ah! Che c'è? Hai chiamato? Accidenti. Scusa. Come si muove un terremoto questo? Lo scusi. Eccolo qui, sta qui. Eccolo qui. Oh, signorina. Ma non guardate i marinai. Perché? Perché? Ma tu sei pazzo? Okay. Questo delle volte mi fa paura. Ma che c'entra? Mi metti a cantare, scusa. Ma chi canta? Sto dicendo, signorina. Non guardate i marinai. Mi vuole dare le generalità? Sì, Capponi Lola. Oh, Capponi. 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 Come gallina? Gallina o Capponi? No, Capponi. Capponi. Sta zitto. Si scrive Capponi. È come se fosse gallina, come se fosse un bipede, va? Capponi Lola. Dunque, io sto qua perché mi è accaduto un fatto strano. Perbacco, dove l'è caduto questo fatto? No, sei ignorante. Non l'è caduto, l'è accaduto. Ah, passato le moto. Eh sì, dunque, io stavo passeggiando con un amico mio dietro una fratta. Sì, sa, una sì. Di quelle fratte che fiancheggiano l'aeroporto di Ciampino, no? Sì. A un certo punto, da dietro le fratte, un cacciatore l'ha presa e mi ha sparato addosso. E dove l'ha sparata? Che bella domanda, non si può sedere. È vero, a tergo. Io il cacciatore l'ho denunciato, ma dato che non c'avevo testimoni, eccomi qua da voi. Hai capito? Non c'avevo testimoni. Signorina, siediti. Siediti. Signorina, sì? I testimoni lei adesso li ha. Ah. Signorina, stia a sentire. Se lo ricorda quell'albero dietro alla fratta? Ebbene, quell'albero si chiama. Ero io. No, era lui che stava nascosto dietro l'albero. Dietro l'albero. Se lo ricorda quello spaventapasseri sul muretto? Ebbene, quello spaventapasseri. Era lui che spaventava i passeri. Ero io dietro lo spaventapasseri. Spaventava lo spaventapasseri. I testimoni siamo noi. Ho capito. Signorina, quando lei avrà la chiamata dalla pretura, si faccia viva e noi interveniamo. Legalmente. Ecco. Bene, senz'altro. Ma voi però. A quel mascalzone gli dovete far pagare i danni e lo dovete mandare in galera. Non anticipiamo. No, caro cugino, l'anticipo ci vuole. Scusa. Ah, sì? Ah, sì, signorina. Venga, signorina. Venga, signorina. Venga, signorina, venga. Bella signorina. Cassa? Quanto paga? Cioè, quanto anticipa? Paga, anticipa. E che vi vedete che io campo di rendita? Voi sistemate tutto e poi quando alla fine si metteremo d'accordo, no? Sa, signorina, noi avremo bisogno di un po' di liquido per le prime spese, carta bollata, eccetera. E come si fa? Se non paga in contanti. Vuol dire che pagherà in natura, pazienza. In natura? In natura, no. Lui vuole dire salumi, oli, grassi, formaggi, pasta. Pasta, anche se cotta, noi le accettiamo gli stessi. Bella signorina, in omaggio alla bellezza, la ditta posa la quaglia, accetta tutto. Ecco, d'accordo. D'accordo, arrivederci. Arrivederci, questa carne. Attento allo squalino, il terzo è rotto. Abbassi la testa che la soffitta è corta. Attenta ai cani, mordono. E lo fumo di Londra no.